Allora, continuiamo la nostra trasmissione di stasera, lunedì 9 maggio. Ci siamo fatti la festa della mamma. Della festa della mamma. Benvenuto al sindaco di Licodia, il dottore Giovanni Verga. Buonasera, grazie di essere qui con Buonasera a noi. lei, direttore. Come stiamo? Come stiamo? Potremmo stare anche meglio, ma non mi Un po' lamento. protagonista un po' della cronaca così territoriale, fatti meno sgradevoli, diciamo. Mio Che malgrado, non si confanno, naturalmente. per quello che conosco io, il dottore Giovanni Verga, il personaggio, che è un personaggio sereno, tranquillo. Diciamo che uno lo guarda e dice: non è possibile che questo faccia del male o che possa avere nemici. Però a volte succedono. Ricoprendo alcuni ruoli pubblici, può anche starci, forse, di essere all'attenzione, perché amministrare spesse volte bisogna anche avere la capacità di dire no, e comunque gli atti ognuno li ritiene come se fossero quasi personali, eh? E quindi una poca attenzione, può anche essere Ma questo, guardi, direttore, può essere di tutto. no? Una cosa voglio dire che mi sembra che di questi tempi il mondo vada Non me all'incontrario. lo dica a me. Ecco, vada all'incontrario nel senso che è chiaro che ciascuno di noi, come i miei colleghi, gli amministratori in generale, si adoperano per cercare di mandare avanti i comuni in un periodo difficilissimo, e non mi stancherò mai di dirlo, complicato, senza soldi, con tantissimi problemi di lavoro, della gente che ha tanti bisogni. E va all'incontrario perché poi improvvisamente ci si trova di fronte, per esempio, a un episodio come quello che è capitato a me Al sindaco Verga è capitato che circa un mese fa l'abitacolo della sua macchina ha preso fuoco per virtù dello Spirito Santo. No, perché la mattina ho trovato la Questo. macchina all'interno incendiata, e non è, diciamo che non è stata avvolta completamente dalle fiamme perché hanno accostato lo sportello, probabilmente quindi non c'era più ossigeno e quindi si è incendiato tutto l'abitacolo, i sedili, il tettuccio, anche un po' diciamo lo sterzo. E niente, quindi è chiaro che dicevo il mondo va all'incontrario, ma per forza io non ho motivo di ritenere di avere mai fatto, né con atti di tipo amministrativo, diciamo, con atti attinenti alla mia carica, al mio ruolo, né con contatti quotidiani che ho con tanta gente, sentendo anche tanti bisogni, tanti problemi, anche gente arrabbiata, giustamente anche seccata, perché hanno famiglie, non hanno veramente a chi rivolgersi, però ho cercato di trattare tutti in maniera assolutamente civile, comprensibile. Cioè, cercare di capire i bisogni di tutto, ma è chiaro che non è che li posso risolvere al di là di qualche minimo aiuto, che è una cosa nell'assoluta normalità di qualche giorno, però lì finisce tutto. Per questo le dico il mondo va all'incontrario, ma non me lo spiego diversamente perché non so, non riesco a riferire, non sono tipo che mi possa nascondere dietro, non ho avuto minacce, no? Se l'avessi avuto l'avrei già detto, sia Certo, alle forze autorità, dell'ordine, sia in pubblico, non sono tipo assolutamente certo. che mi possa nascondere dietro diciamo, queste forme a volte anche abusate, non si è avuto Certo, minacce, qua di non esiste forma, per me, a diciamo. parte il ruolo pubblico che ricopro, che mi Certo. impone di certamente di portare alla luce davanti ai miei concittadini, a tutto quello che eventualmente mi fosse successo, ma non ho mai ricevuto nulla. Quindi non so che dire, quello che posso pensare, come ho più volte dichiarato, è che se si è trattato di un gesto, di un balordo, di qualcuno che forse non aveva nient'altro da fare, che ha voluto magari provare una sorta di Di ebbrezza, ma che emozione, effetto fa? che effetto Che ti dà? effetto fa bruciare la macchina magari del sindaco, anche se è un piccolo comune, però accanto a questo è chiaro che, come si dice, per il calcolo delle probabilità non mi sento di escludere nulla, è Certo. chiaro, cioè, può capitare di tutto, dalla politica ad altri fatti, non ho idea, ma Ci non sono mi delle se indagini in corso ci in sono questo delle indagini in senso. corso, quindi non mi sento di poter né affermare, perché non l'avrei fatto già direttamente con le forze dell'ordine, né escludere qualsiasi tipo di movente. Ecco, questo Senta, è ascoltami, ma tutto. tanto per alleggerire l'argomento e Sì. poi il dottor Giovanni Verga, chi lo conosce sa che è uno con cui si sta a conversare con molta
leggerezza e con molto piacere, devo dire, per cui posso anche permettermi questo. Senti, ho saputo che quando andate in trasferta a Palermo, per esempio, con i componenti di giunta, non li fa fermare per pranzare, a stento un panino così fugace, non è che qualche assessore si va voluto fare una ripicca in questo senso? La sua battuta naturalmente è una battuta. No, vabbè, io per ma perché questo comportamento così spartano? Non è un comportamento, diciamo. No, è spartano, guardi, io non... Cioè, ho sentito lagnanze, mi è stato fatto rilevare. No, io ma dico, è vera sta cosa? Io, come no? In 4 anni si è sempre fatto così, per 2 motivi. Un motivo è quello perché io dico, se noi... C'ha qualche assessore un po' sovrappeso, diciamo, eh? Appunto. Io dico, se noi usciamo, per esempio, per andare a Palermo... Sì. Con la macchina del comune, perché in tutti gli altri posti ci andiamo con le nostre macchine, ma Palermo anche per problemi di parcheggio, certo, eccetera, non usciamo per lavorare, ci sbrighiamo alle 2, alle 3, dagli vari insomma, incontri che possiamo avere. L'assessorato mi sembra, non dico inopportuno per carità, perché ognuno poi, però andare a mangiare, non esco per andare a mangiare, esco per andare a lavorare. Perché i ragazzi, magari diamo ragazzi, perché gli assessori insomma c'è un'età media molto bassa. Dice, ma come a mangiare? Beh, ragazzi, un panino, qualcosa. Io personalmente bevo un succo di frutta e poi la sera ne parliamo. Anche perché, direttore, visto che siamo questo tono così di leggerezza, no? Un po'. Ah, perché si mantiene anche più sobri, non solo. Motivo. L'altro motivo è quello che, devo dire, anche politico, nei 4 anni che siamo qui, noi abbiamo azzerato tutte le spese di rappresentanza, le spese di missione, quindi in bilancio non esiste più neanche uno scontrino di 1 euro che noi possiamo portare per il rimborso. Comunque è escluso tutto, per cui... Un gesto un po' violento nei confronti del sindaco da parte della giunta è escluso. Sì, mi sento di escludere. Parliamo un po' dell'attività politica amministrativa della città di Liguria. Ma guardi, l'attività politica che noi abbiamo delegato agli amici di Teleubea, diciamo, no? Sì, però sì, voglio sì. dire, ogni tanto qualche onore datecelo con la vostra presenza. No, prego. Per carità, per me, io la ringrazio sempre della sua cortesia, della sua disponibilità continua. Vabbè, proprio perché è così perché io vengo sempre con piacere. Lei mi invita a parlare di politica, a parlare di problemi del territorio, non solo me, vedo sempre, la seguo naturalmente, devo essere Xenone, anche i colleghi di tutto il territorio del Calatino, perché è giusto, cioè, che la sua televisione da sempre parliamo del mio programma, non la mia televisione, parliamo dell'attività politica amministrativa di Ligotti. Da stamattina il problema è un problema anche di acqua, per dire, no? Quindi siamo alla ricerca di qualche fonte alternativa, perché purtroppo si aggiungono anche altre disgrazie. Abbiamo un pozzo che forniva 4 litri di acqua al secondo, improvvisamente si è spento, è chiuso, pure questo è finita l'acqua, quindi sono alle prese con altre problematiche. Giustamente i miei concittadini hanno questi problemi da ieri, dall'altro ieri, però visto che c'è un problema addirittura di esaurimento della falda acquifera, è chiaro che devo provvedere, che non è una cosa nell'immediato che posso fare come comune, trivellazione, autorizzazione, genio civile, certo. Cioè, ci vogliono, quindi sto cercando di capire, per dirne una, no? Ma per il resto poi cerchiamo di impegnarci e fare con l'attività personale di tutti gli assessori, del consiglio comunale, dell'impegno proprio manuale di ognuno di loro, di andare avanti. Io per esempio ieri sono stato a visitare la scuola media che con un finanziamento di 3,5 milioni di euro, sono orgoglioso di dire che è stato il finanziamento previsto credo dal decreto Sblocca Italia che all'epoca il governo aveva emanato, e devo anche dire con oggettività che sulle scuole questo governo è intervenuto, ma veramente in maniera, perché noi abbiamo tante opportunità di sistemare gli impianti termici all'interno delle scuole. Parte, però lei è un sindaco di sinistra, dai. Ma io sono sindaco di sinistra. Anche se qualche giorno fa si è presentato a Renzi a Catania senza fascia tricolore. Vabbè. Ma non era per protesta. No, insomma, Renzi mi ha fatto fatto notare il Presidente del Consiglio che l'unico sindaco senza fascia tricolore sindaco Verga di Ligotti. Ci tenevo a dire che non era per protesta, ma siccome sa, sono un tipo magari
Allora, io la fascia, mi trovavo lì a Catania, non avevo con me la fascia, quando ho saputo che c'era, diciamo, anche i sindaci. Però, per carità, non è che ci tenga molto a queste forme di... No, questo Sblocca Italia rappresenta molte opportunità. Non c'è dubbio, è giusto, diciamo, che il ruolo istituzionale, per quanto uno possa apparire o non apparire o avere più o meno propensione, no, all'apparenza, lo deve comunque svolgere, e svolgere fino in fondo. Quindi è stato, sì, simpaticamente con gli altri colleghi sindaci di tutta la provincia di Catania, e non solo. E stavo dicendo proprio che l'importanza, diciamo, di questa scelta che ha fatto il governo per le scuole. Noi abbiamo avuto tante opportunità, ne abbiamo ancora, per fare la palestra, il cappotto esterno all'edificio delle scuole elementari, gli infissi con i vetri termici. Da ultimo questo, il finanziamento è venuto l'anno scorso di 3,5 milioni per riprendere una scuola, praticamente era un rudere, la scuola media, e già siamo a buon punto, e io spero che entro il mese di luglio, agosto al massimo, sarà completa. Devo dire che veramente avveniristica, come sta avvenendo, perché il finanziamento è di una certa importanza. Certo, 3,5 milioni, esatto, è molto importante, per dire. Certo. Sindaco, io ho una cosa qua. Non ci vuole. Non ci può né il Malox, non ci può niente. Assolutamente. Questo fatto che Licodio Eubea ha aderito alla provincia di Ragusa, lasciando quello che è nel DNA segnato, l'appartenenza di Licodio Eubea al territorio del Calatino. Questa è una cosa che io personalmente non ho digerito. Credo che la colpa stia forse nel comune capofila, che non ha avuto timoniere, diciamo, no? Perché se il comune capofila Caltagirone avesse avuto un timoniere, non avrebbe mai consentito che un comune come quello di Licodio Eubea, che storicamente è legato non solo tradizionalmente, non sto parlando politicamente, ma storicamente legato a Caltagirone, al Calatino, ecco, sta adesione. Certo, mi fa sperare, qualche giorno fa che è stata impugnata la legge per cui annulla forse il referendum di adesione. Ma guardi, questa è una vicenda che io più volte ho avuto modo di, diciamo, di discutere, di una vicenda di cui ho parlato tante volte, c'è lo sviluppo di questa problematica dei liberi consorzi. Allora, devo dire che sin dall'inizio io non solo io, naturalmente, ero forse il più convinto di tutti, dopo Caltagirone naturalmente, che secondo me bisognava comunque preservare l'area storica, il territorio storico, certo, del Calatino. Però poi la legge prima prevedeva in un primo, certo, momento gli abitanti, il numero di abitanti per, certo, costituire il consorzio in 140.000, poi in 180.000, quindi escludendo di fatto il consorzio, certo, del Calatino, certo, perché tutto il Calatino, siamo intorno ai 138-140.000 abitanti. E sono andato personalmente, ma assieme naturalmente ad altri colleghi, al di là del territorio storico tipicamente del comprensorio del Calatino, cioè, tentando di coinvolgere, ci sono stati anche degli incontri, per esempio Lentini o Carlentini, che tutto sommato, insomma, sono a qualche, certo, chilometro da noi, Francofonte, e devo dire è stata anche una certa disponibilità per raggiungere i 180.000. Così non è stato, la vicenda anche di Gela, che legittimamente aspirava anche Gela, Niscemi, insomma quella parte del, certo, Misseno, anche con qualche paese dell'Ennese, no? Che aspiravano ad avere una loro autonomia, una loro rappresentanza, però di fatto alla fine, per tutte le vicende anche politiche che sono sviluppate, insomma, questo territorio non è potuto, questo progetto di un libero consorzio non è potuto decollare. Beh, a questo punto, insomma, anche i miei concittadini, soprattutto la mia maggioranza, che devo dire che verso Ragusa, perché purtroppo, sì, giustamente lei ha sottolineato storicamente, però sa, la vita, le vicende cambiano, poi, no? Ci sono evoluzioni nella storia delle persone, sì, dei, ma territori, è uno snaturamento, lo snaturamento della storia, e di verso Ragusa non c'è, insomma, niente, non ci azzecca niente. Verso Ragusa, guardi, chiaro che ognuno può pensare come vuole, la pensa in questo modo, no, ma io in parte la penso anche in questo modo. Documentalmente, storicamente, Licodia è Caltagirone.
Ma questo ne sono convinto, io per carità. Vi posso dire che anche è nella zona del Ragusano, che so, Comiso, Vittoria, Ragusa, con la quale ci sono molti contatti. Chiaro che non sono quelli col Calatino, con Caltagirone, storicamente radicati. Sono di natura più commerciale. Più commerciale, perfetto. Agricola, commerciale. Ma di questi, ecco, agricola, commerciale. Ma sono le zone limitrofe normali che vengono ma di questi tempi, io non mi sento di criticare, si guarda anche e soprattutto a questo. Per esempio abbiamo fatto esposizioni dei prodotti tipici degli Iblei, anche perché di fatto non siamo un comune degli Iblei, no? Siamo a ridosso della provincia proprio Iblea, da Monterosso a Chiaramonte Gulfi, che so, Buccheri, anche la stessa Vizzini che però ha fatto non ha fatto scelta. Chiaramonte, Giarratana, dai. Esatto, siamo tutti il comprensorio degli Iblei. Però sta di fatto che questa volontà, e devo dire alla unanimità da parte della maggioranza, ma non alla unanimità, una unanimità di facciata, no, è stata di convinzione. Convinta, pienamente convinta. Le dico di più, che visto che è stata bocciata dalla prima commissione affari istituzionali della regione, che, con la quale abbiamo avuto un'audizione la settimana scorsa, perché stavano preparando i disegni di legge per naturalmente modificare i territori di quattro comuni, noi con Ragusa e poi Gela, Niscemi e Piazza Marina con Catania, io ho avuto qualche impressione che questa cosa non può quadrare, solo Crocetta ci crede questa cosa. Però poi la mia impressione di fatto si è tramutata in atto compiuto, perché hanno bocciato questa legge. Per cui noi siamo ora naturalmente, vedremo proteste, mi sono sentito anche con il collega di Gela. Non protestate molto. Oddio, allora diciamo pure, è chiaro che sta casa aspetta. Veda, e io credo anche, dobbiamo anche credo un po' allargare il discorso sul piano politico. L'ingresso di comuni come Gela, insomma grossi comuni, alla fine significano 120-130 mila, ci sovrasteranno, esatto, ma no, potranno anche creare degli squilibri politici che non so chi, questo. È evidente, non a parte che si crea un vuoto nella provincia di Caltanissetta, che viene depauperata, e quella di Enna, che già di per sé è piccolissima, se ci leva Piazza Armerina gli ha elevato il 50% ancora. Un doppio equilibrio politico, uno verso Catania, che si vede arrivare, che è una popolazione di circa 130.000 abitanti, e l'altro di contro, Caltanissetta in modo particolare, e di Enna, che hanno lo squilibrio politico inverso, cioè che depauperato certamente un debito. Anche là, signor Sindaco, là c'è stata una violenza storica. Perché andare nella provincia, nella sala consiliare della provincia di Caltanissetta, ci sono tanti stemmi, ci è andato mai? No, non ci sono. Ci sono tanti stemmi dei comuni che aderiva, che erano nella provincia di Caltanissetta. Uno di questi era Enna, che all'epoca si chiamava Castro Giovanni. Castro Giovanni. Ah, Castro Giovanni. Quindi quella Enna, fu una violenza storica. La provincia storica di Enna credo che fu creata negli anni 20. Bravissimo, anche un po' più tardino forse. Credo più tardino, mi sembra intorno agli anni 20. Ma quella fu una violenza storica, perché in effetti il centro Sicilia è la provincia di Caltanissetta. Questa è la realtà. No, lo so, io vedo anche perché Caltanissetta è proprio il cuore della Sicilia, Caltanissetta. Poi anche dal punto di vista giudiziario, la Corte di Appello, come ho avuto l'impressione che Caltanissetta fosse una sorta di avamposto dello Stato nel cuore della Sicilia. Comunque dobbiamo ritornare a casa. Io questa cosa personalmente non l'ho salutata positivamente. Ben vengano, se vengono gli amici di Niscemi, di Piazza Armerina, vedono loro, facciano la strada di Gela e quant'altro. Però quello che la nostra identità, la nostra identità non si può spelacchiare, almeno dal punto di vista politico. Criticare scelte politiche che ognuno di noi liberamente, ognuno dei comuni del Calatino può fare, però come lei ricordava all'inizio, chiaro che se ci fosse stata forse una maggiore presenza politica del comune capofila, che purtroppo si è dibattuto da varie vicende, dal dissesto, eccetera, chissà che, diciamo che la vicenda poteva avere. Non si sono sentiti più tutelati. E badi bene che non è che noi l'abbiamo fatto poi materialmente questa scelta, ma altri comuni, devo dire, della fascia Iblea sono stati in qualche modo tentati, ci hanno comunque pensato a questa possibilità di andare con Ragusa, per esempio l'ultimo c'è l'aeroporto di Comiso, c'è una realtà economica molto viva, molto vivace, che naturalmente attrae in qualche modo
chiunque, lei dice sì, rapporti commerciali, chiaro, rapporti commerciali non sono quelli storicamente, anche certo, culturali, radicati nel Calatino. Abbiamo tanti, naturalmente tante storie comuni col Calatino da sempre, da quella, per dire, da quella delle, dell'istruzione, delle scuole, si studiava a Caltagirone, a tante altre cose, anche istituzioni, anche la presenza di istituzioni a livello, diciamo, ad altro livello rispetto a quelle proprio locali, era Caltagirone per tutto il comprensorio, chiaro, però i tempi purtroppo si evolvono e quindi ognuno magari poi può fare. Poi Ricoddì ha fatto ancora un passo in più, ha partecipato al campionato di prima categoria nel girone di Ragusa e l'ha vinto per giunta. È stata una grandissima soddisfazione, a parte entrare da protagonisti dal punto di vista sportivo, quantomeno, nella provincia di Ragusa. Quella è veramente, ne vado orgoglioso, ma non solo io, tutta la città, di questi ragazzi che magnificamente sono riusciti praticamente con nulla, non è che abbiamo grossi finanziamenti, anzi quasi pari a zero, il Comune ha dato un piccolo contributo per quel. Però sostenere un campionato di prima categoria, e voglio dirlo, in tutto il campionato la squadra, fino a quando ha avuto la certezza matematica di passare dalla prima categoria alla promozione, non ha perso nessuna partita. Scusi il paragone un po' come la Juventus, ha vinto 26 partite. Blasfemo! Questo è blasfemo juventino, paragonare il Ligodia, con tutto il rispetto. No, nel piccolo, però, la Juventus ha avuto 25 successi su 26 partite. Va bene, esattamente questo. Come l'Eubea, lo Sporting Eubea ha avuto la stessa media di. È stata una cavalcata, devo dire, di grande prestigio, di grande rilievo. Allora il prossimo anno in promozione, comune, come fate piccolo comune? Completare per piccolo, capisco la soddisfazione piccolo, in questo momento, ma il prossimo anno come la tiriamo? C'è da lavorare, il campionato di promozione. C'è da lavorare anche con lo stadio, ma tutta la buona volontà, spontaneismo, ecco, ci tutte sarà. Queste piccole cose che riescono, che uno ci crede, bisogna crederci, al di là dei soldi, perché i soldi 10.000, 15.000, 20.000, ma se non c'è la volontà, oppure ci sono altre idee per la testa, allora non si va da nessuna parte. Come disse, scusi, ormai stiamo divagando così un po', come ha detto Ranieri, no? L'allenatore del Leicester, che ha portato quella squadra a vincere il campionato inglese, che non è cosa da poco, bisogna crederci. Ecco, due parole essenziali. Bisogna crederci, ma è una lezione di vita. Questa è una lezione di bisogna vita. Credere dicendo in tutto questo. Quello che si fa, i risultati si hanno, secondo me. Se non ci si crede nelle cose, esatto, non si ha la spinta giusta per portarlo avanti mai arrendere. E superare gli ostacoli che fa Congo ogni volta. Bisogna crederci. Sindaco, va bene, è stato un piacere averla qui ospite, abbiamo parlato un po' del più e del meno, di tante cose. C'è qualche altra cosa, ma un po' leggerezza, la speranza, ma come sempre noi un po' di leggerezza che non guasta, no, di questi tempi. Dico che la leggerezza appartiene alle persone intelligenti, guarda, che non si sappia, che non si facciano sopraffare, cosa reciproca, non si facciano sopraffare dai ruoli istituzionali, no, ma nel modo più assoluto, che quelli condizionano. Alcuni ci credono non vivono, ma ci muoiono poi perché ci cadono. Ne da guai a immedesimare, noi li viviamo in questo modo, il ruolo personale del cittadino, a immedesimarlo in tutto con quello pubblico. Ebbene, quello pubblico è un ruolo, però io non posso perdere la mia personalità, il mio modo di fare, cioè sarebbe veramente deleterio cambiare le mie abitudini. Ma una promessa nel chiudere, qualche sera faccio una sorpresa alla sua giunta, quando è andato a Palermo a mezzogiorno, li porti da Delfino a mangiare, dai. Lo farò il prossimo anno prima delle elezioni. A spese sue, naturalmente. Sempre a spese. Chiudiamo questo incontro con il sindaco Giovanni Verga, sindaco di Ligodì Eubea, e speriamo che i prossimi possano agevolare questo ritorno all'identità calatina. Guardi, non posso dire che l'auspico. Lei immagini la carta intestata Ligodì Eubea, provincia di Ragusa. No, libero consorzio di Ragusa. Ma suona male comunque, suona male. Vediamo un po'. Vediamo come si conclude questa triste vicenda, perché è una vicenda triste da ben tre anni. Che non si è capito quello che si deve una fare. Vergogna, una vergogna tipicamente siciliana. Tipicamente siciliana, pur avendo tipicamente anche oggettivamente una legge nazionale, qual è la vogliono legge adottare la del Rio, che è la nazionale, ma la adottino. Non per fare gli sgarbi a Leo Luca Orlando e a Enzo Bianco, ma anche alla vicenda delle elezioni del sindaco, giusto, anche la vicenda delle elezioni del sindaco metropolitano.
secondo me oggettivamente mi pare un po' difficile pensare, per dire, che io sindaco di un comune di 3.000 abitanti diventa il sindaco metropolitano, cioè, e poi magari vedere il sindaco metropolitano nella fattispecie Enzo Bianco sedere lì come un umile consigliere, con rispetto per tutti, e io decido delle cose. Magari nello suo stesso palazzo della sua città decidere di queste, al di là delle capacità. Io credo che il sindaco Enzo Bianco, conoscendone il carattere, emigra sicuramente. Anche questa mi sembra anche una forzatura, assolutamente forzatura, che non è, ma queste sono le forzature a cui siamo abituati da 3 anni e mezzo, da 4 anni, esatto. Dall'arena in poi non ultima questa giravolta ultima che c'è stata nella, ecco, sangue andare avanti, sa ancora quanto non amavire, tanto di questo ce la faremo, ce la faremo, sopporteremo, ormai siamo abituati ad abbassare sopporteremo tutto. Grazie al sindaco, il dottore Giovanni Verga, sindaco di Lico di Iobea. Saluti a tutta grazie la città di Lico di Iobea. Mi saluti particolarmente il carneziere, il macellaio Gandolfo, che sembra la carne più buona a mio giudizio di Lico di Iobea. Nulla togliendo agli amici carnezieri di Gran Michele, che sono gli amici barone, diciamo. Ma anche di Lico di Iobea, c'è una carne buona un po' dovunque. Sì, Gandolfo indubbiamente, per carità. Vabbè, io la vado a comprare Gandolfo. Siamo sempre a disquisire su queste cose. Ma io devo difendere la mia città. La carne di Lico di Iobea. La carne di Lico di Iobea. La carne è debole. Con una trasmissione spassosa. A presto di vederla, sindaco. Ci rivediamo. Grazie. Alla grazie prossima. A lei, direttore. Grazie. Pausa pubblicitaria. Ci vediamo dopo.